Ma la mafia era, ed è, altra cosa. Un sistema che in Sicilia contiene e muove gli interessi economici e di potere di una classe che approssimativamente possiamo dire borghese, e non sorge e si sviluppa nel vuoto dello Stato, ma dentro lo Stato. Leonardo Sciascia, nell'introduzione a una successiva edizione del suo romanzo Il giorno della civetta, con queste parole descriveva il fenomeno mafioso che è al centro della sua narrazione. Il libro fu scritto nel 1960 e pubblicato l'anno seguente, prima opera della letteratura italiana a parlare di mafia in modo esplicito. L'autore la presenta come un'organizzazione criminale priva di quell'alone romantico da cui spesso era avvolta nella cultura siciliana. Nel 1960 il tema non era oggetto di dibattito pubblico e i partiti di governo negavano l'esistenza stessa della mafia. Il romanzo riflette non solo l'atmosfera di omertà di cui la mafia si nutre, ma anche gli appoggi politici di cui essa gode e grazie ai quali alimenta i suoi traffici. Il romanzo ruota intorno all'indagine su un delitto, quello di Salvatore Colasberna, un costruttore edile ucciso a colpi di lupara in un paese siciliano indicato solo con l'iniziale S. L'uomo aveva subito minacce legate alla sua attività e non si era piegato ai ricatti mafiosi, motivo per il quale viene assassinato. Le indagini sono svolte dal capitano dei carabinieri Bellodi, un ex partigiano originario di Parma che vuol far luce sul caso. L'ufficiale ha un alto senso della giustizia, inoltre ha simpatie politiche di sinistra. Proprio per questo è malvisto dai superiori e da influenti esponenti politici, le cui figure sono evocate nella narrazione senza che sia mai precisata la loro identità. Questo è un passo significativo del racconto. Ma ora la cosa è diversa. Che un uomo simile stia dalle nostre parti, dovrebbe pungere più a lei che a me. Ha fatto il partigiano. Con la fungaia di comunisti che abbiamo, mandano uno che ha fatto il partigiano, per forza le cose nostre debbono andare a sfascio. L'omicidio ha avuto un testimone involontario, un certo Paolo Nicolosi che sarà a sua volta ucciso per metterlo a tacere. Grazie alle rivelazioni della moglie di costui, Rosa, e a quelle di Parrinieddu, un confidente dei carabinieri destinato anche lui a morire, il capitano ricostruisce la trama del delitto. Bellodi scopre infatti che il sicario è un criminale soprannominato Zicchinetta e che nel delitto è coinvolto un mafioso di nome Pizzuco. I due hanno agito per conto di Mariano Arena, il capo della mafia locale, uomo ricco e rispettato da tutti, con amicizie altolocate. I tre vengono arrestati e il capitano con uno stratagemma riesce a far confessare sia Zicchinetta che Pizzuco. L'interrogatorio di Arena invece non dà esito, poiché il capo mafia si sente sicuro delle protezioni politiche di cui effettivamente gode. L'uomo del resto è ricchissimo, tanto da permettersi di mantenere una figlia agli studi in Svizzera. Il capitano scopre che è anche un evasore fiscale, cosa che gli costerebbe cara in un altro paese, mentre in Italia non avrà nulla da temere. Il confronto tra i due apre uno squarcio sulla mentalità mafiosa, poiché Arena definisce il capitano un uomo, mentre qualifica il confidente col termine spregiativo quaquaraquà, cioè un individuo insignificante. Nella sua visione, l'ufficiale gli è nemico, ma meritevole di un qualche rispetto. E infine i quaquaraquà, che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, che la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre. Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo. L'arresto del capo mafia, che ha rapporti con uomini politici romani e persino con membri del governo, scatena un putiferio a Roma anche per la risonanza che il fatto ha sulla stampa. Se ne ha un riflesso in una scena che si svolge alla Camera dei Deputati, cui assistono due non meglio precisati compaesani di Arena, e durante la quale un esponente del governo minimizza i fatti siciliani negando l'esistenza della mafia. L'inchiesta di Bellodi non avrà esito, poiché a Zicchinetta verrà fornito un alibi di ferro, ovviamente falso, e il castello accusatorio sarà di conseguenza smontato.
Arena sarà liberato e l'omicidio di Nicolosi attribuito all'amante della moglie, come se fosse il classico delitto d'onore. Il capitano apprende degli sviluppi mentre è in licenza a Parma, la sua città, provando un senso di scoramento per l'inutilità dei suoi sforzi. Il romanzo si conclude però con il proposito da parte dell'ufficiale di tornare in Sicilia e proseguire la lotta contro la criminalità organizzata. Al diavolo la Sicilia, al diavolo tutto. Rincasò verso mezzanotte, attraversando tutta la città a piedi. Si sentiva un po' confuso, ma prima di arrivare a casa sapeva, lucidamente, di amare la Sicilia e che ci sarebbe tornato. «Mi ci romperò la testa», disse a voce alta. Il titolo del libro allude al fatto che la mafia agisce ormai alla luce del sole, sicura delle protezioni politiche, come se la civetta che è un rapace notturno cacciasse le sue prede in pieno giorno. Nel romanzo si lascia chiaramente intendere che i capi delle cosche mafiose hanno rapporti con esponenti locali e nazionali dei partiti di governo, mentre quelli di sinistra si battono senza successo contro questo malefico intreccio. Lo stesso Leonardo Sciascia militò nel Partito Comunista e in seguito in quello radicale, denunciando nei suoi libri i rapporti tra mafia e politica. Il giorno della civetta trae spunto dall'assassinio di un sindacalista, avvenuto a Sciacca nel 1947. Nella nota in calce al romanzo, l'autore ammette di aver eliminato quei riferimenti che potevano essere troppo espliciti, per non incorrere in conseguenze legali. Del resto si parlerà in modo esplicito di questi temi solo negli anni Ottanta, in un clima politico profondamente mutato. Da ricordare infine che il regista Damiano Damiani trasse dal libro il film omonimo del 1968, che tuttavia rielabora la vicenda in modo assai libero. Damiani sarà autore in seguito della prima serie televisiva della Piovra, dedicata proprio al fenomeno mafioso.